Dovremmo essere live con Riccardo Jacopo Bossi, l'autore del claim, io rimango sul vago, di dimostrazione della famosissima congettura dei primi gemelli. Ho letto anche di quella dei primi cugini, neanche di sé Sì, limitata. esatto, non esiste la congettura dei primi cugini, perché non mi pare che nessuno l'abbia congetturata. Infatti ho dimostrato anche l'infinità dei primi cugini. No, aspetta, aspetta. Allora, la congettura dei primi cugini è il caso per K uguale 2 della congettura di Polignac. Non è che non Sì, sia mai vabbè, stata congettura. esatto, la congettura di Poincaré però è generale. Non esiste, appunto, non esiste la congettura del solo K uguale 2. Capisci? Del solo K Beh, uguale 2. è inclusa in quella di Sì, Polignac. no, Comunque, vabbè, ma vabbè, sì, comunque sono limitato. terminologie, va bene, sì, chiaro e Dai, conclusa, lo allora so benissimo. diciamo, vogliamo basso, come avresti dimostrato la congettura dei primi gemelli? Perché non ne so assolutamente nulla, ho letto solo che mi hai taggato in una storia, ho aperto e vedo che c'è, ho dimostrato sta congettura così, con un link. Esatto, ho taggato un bot leggente, è vero. Niente, ho dimostrato questa congettura utilizzando semplicemente la tre insieme. E adesso non è così semplice. E guarda, prima che un team di esperti valuti il mio articolo e lo certifichi in maniera ufficiale nella comunità scientifica, non vorrei neanche troppo scendere nei particolari, capito? Per ragioni di prudenza mia. No, Nello stesso ma dirò. aspetta, ma l'hai pubblicato tipo in un libro? Non ho capito. Cioè, se No, tu l'ho pubblichi. pubblicato. Sì, certo. L'ho pubblicato su Amazon come fosse un ebook. Ok? La mia intenzione era quella di pubblicarlo su Archive, che tu conoscerai sicuramente, Sì, no? sono anche endorser per matematica generale, volendo, però non so se ti può essere. Ma magari sì. Il fatto che io non volevo chiedere elemosinare un endorsement, mi stavo un po' sul cazzo elemosinare un endorsement. Allora, perché già l'ho chiesto per altri articolini, così, mi hanno fatto storie, così, cioè non mi fanno storie, mi dico, mandacelo, insomma, mi dà fastidio, allora vabbè, Vabbè, faccio tutto per i da fatti miei e lo portali pubblico diversi pronto. un po' di controllo ce l'hanno perché insomma cioè, può andare di tutto, poi ne va della loro reputazione. Non è che fanno una revisione, però fanno un controllo a Chiaro, monte. sì, Lo so però che a me però, comunque. certo, però a me dava fastidio che i professori stessi mi dicono, va, mandamelo così, comunque sia, anche perché il mio articolo ha gli aspetti artistici, no? Non so se tu l'hai comprato, l'hai acquistato? Hai No. visto qualche. No, ha gli aspetti abbastanza artistici, no? Con qualche massima, no? E per cui magari qualcuno può fare storie, insomma, non mi va. Allora l'ho pubblicato su Amazon. E dunque non è passata nessuna revisione per Italia, assolutamente. E niente, l'ho mandato a varie riviste, a vari professori, sperando che me lo possano Sì, però mandare, insomma. ti faccio un appunto, cioè se hai Vai. pubblicato qualcosa di simile a quello che poi il paper a livello commerciale, poi molti journal non accettano il manoscritto. Lo so, infatti, l'Accademia Nazionale dei Lincei, a cui volevo rendiconti, l'Accademia Nazionale dei Lincei, a cui volevo mandare, non me l'hanno accettato proprio per questo. Ma io l'ho fatto per prudenza, perché non posso mandare un PDF così di un articolo del genere a una rivista. Paura, Beh, cioè. per esempio potevi pubblicartelo privato, che ne so, su Figshare oppure su Zenodo, eccetera, e ti facevi assegnare un DOI e comunque poi potevi provare di averlo uppato in quel giorno in maniera univoca. Cioè, ci sono dei sistemi. Sono cose che non sapevo, purtroppo, non sapevo. Se conoscevo solo Archive o Research qualcosa, Research Gate, però anche Allora, lì non il potevo. discorso è diverso. Per dire, io ho caricato paper su Archive perché ho tre endorsement per tre sezioni e su HAL, però ResearchGate ho anche un profilo ResearchGate con un index medio, con un score medio, però lì ci pubblico cose che poi non invierò ai journal, oppure cose che non ho pubblicato sui journal proprio perché quello è un sito commerciale, quindi se carichi su ResearchGate poi normalmente nessun journal ti accetterà il paper, insomma. Alcuni Ah, questo non lo accettano che sapevo. dopo lo carichi su ResearchGate. Ah, però, questo non lo sapevo, questo non lo Almeno sapevo. devi Comunque. leggerti bene la policy. Sì, ma poi sapevo però che io non potevo iscrivermi perché a quanto ho capito bisognava essere, che ne so, non lo so, forse avevo capito che bisognava essere già dei ricercatori dottorandi, o forse ho sbagliato io, forse quell'altro. Comunque vabbè. A me non interessava, tanto ho detto, beh, il primo posto dove posso pubblicarlo pubblico, cioè su Amazon, ho già pubblicato un libro di matematica. Su Amazon non mi hanno fatto nessuna storia, anche perché non c'è nessun essere umano che vede, per cui l'ho pubblicato lì, ecco. E di fatto ho utilizzato appunto la teoria degli insiemi, la sua teoria degli insiemi, per dimostrare la congettura dei primi gemelli e cugini. E ho usato No, un metodo io deduttivo, sì. deduttivo, assolutamente deduttivo.
Cioè, né per assurdo né induttivo. ti ho messo qui Vai. dietro una cosa un po' critica, perché l'ultima volta che qualcuno mi ha citato per un claim di dimostrazione del teorema dei primi gemelli, la congiunzione Cosa dei primi sarebbe gemelli, questo claim? Scusami, il claim cosa cioè significa? l'affermazione di averlo dimostrato, no? Ah, ok. Allora considera che ci sono già passato, adesso ce ne sono altri, gente che dice di aver dimostrato, magari è vero, però non lo so, ridimostrato il teorema di Fermat, l'ultimo teorema di Fermat. Adesso per questo dei primi gemelli mi venne appunto inviato un documento, era pubblico, e ho espresso l'opinione, visto che ero stato, diciamo, chiamato in causa, e dovevamo fare il confronto con l'autore in video, ma poi fu soltanto in chat. Ma il video è disponibile. Lì ho fatto una serie molto lunga di critiche su dei passaggi che non sono evidentissimi o banali all'inizio, e quindi ci si può illudere di aver fatto la dimostrazione, ma è chiaramente un problema gigantesco su cui si sono scontrati anche i più grandi matematici del mondo, Certo, ed certo. è difficile a livello statistico riuscire a chiudere tutto in maniera perfetta, tanto che alcuni journal, ora non dico il nome, ma ce n'è uno in mente specifico, di una famosissima casa editrice, dicono che per quel tipo di problemi lì bisogna fare un invio a parte, cioè un controllo a parte più rigoroso, proprio perché ne ricevono tanti, e Wow, problemi pazzesco, di migliaia di pazzesco. risolti ce n'è stato uno negli ultimi, boh, 50 anni, capito? No, invece io sono assolutamente convinto di non aver commesso neanche mezzo errore logico. Ne sono convinto al 100%. No, ma Cioè, ci non sono. penso che, non, cioè, attenzione, non penso che sia giusto con qualche, magari qualche errorino può essermi scappato. No, io penso che non solo sia corretto, ma penso che non ho fatto neanche un piccolo errore. Considera che ci lavoro da quasi 2 anni, da ottobre 2021. Pensa che io ci ho È messo un'odissea, è 10 anni. stata. Pensa che io ci ho messo più di 10 anni per dimostrare che la velocità di congruenza alla detrazione è costante, e in confronto è niente, quindi immagina un po' quanto sono piccolo rispetto a sto caso. No, beh, ti dico che Sì. ci sono stati casi di professori importanti che si sono scontrati con problemi di questo livello e, convintissimi di aver fatto tutto bene, poi in realtà non è Poi stato in così. realtà, Lo stesso Wiles vai, all'inizio non aveva chiuso la dimostrazione. lo so, infatti è stato aiutato da qualcuno, è stato aiutato da qualcuno, se non mi Sì, pare, cioè. da un dottorando, mi sembra. Sì, Infatti poi la sì, seconda sì, sì. Lui ci ha opera messo ha 40, ci ha messo messo sette una anni. Mi ventina, quanto ci ha messo? sembra 7 anni. Ma secondo me di più, perché io ho letto la sua biografia che diceva che già da piccolino si era appassionato a Sì, questo teorema l'idea, di. sì, poi insomma ci si è messo Sì, seriamente beh, per sì, no, davvero. effettivamente è vero. Beh, guarda, io quello che ti posso dire è che anche se ci fossero magari delle imprecisioni, qualcosa che si può risolvere, sarebbe un risultato straordinario, e poi diciamo, si può chiudere la dimostrazione. Lì bisogna vedere, per esempio, per il claim della dimostrazione ABC di Mochizuki, poi ci si misero, perché lui aveva un linguaggio tutto particolare, due matematici, e dimostrarono che proprio era insanabile quel tipo di affermazione di costruzione, no? Ora non so Quella, se questa c'è. congettura non la conosco nella fattispecie. La congettura ABC è un altro problema di quel livello, insomma, diciamo, è un po'. Ok. È sempre teoria dei numeri, ce ne sono tante facili da spiegare, anche Denunciare, balistiche, certo, è spesa difficile da Pollard dimostrare. o quelle che Sì, Pollard. vogliamo, però poi per dimostrarle non è bastato il miglior Terence Tao, per dire, insomma, no? Ci si sono scontrati Sì, più boh. grandi. Sì, boh. Sì, è vero, è vero, è vero. È vero. Sì, non. Non ho tutta questa stima di Terence Tao, onestamente. Però sì, è vero, Cioè, è vero. È vero, sopra Terence Tao che ci mettiamo Gauss, Abel, non lo so, che è Eulero, però poi non è che ce ne sono tanti bravo, bravo. altri. Sopra Olero ci sono io. No, scherzo, Vabbè, scherzo, scherzo. quindi diciamo che sei tra Eulero e Gauss, più o meno, nella scala. Possiamo dire, Gauss ancora no, però dai. No, ma semmai Olero è più di Gauss. O No, per me Gauss è più di no? Eulero, ma sono tra i tre più grandi della Dici? storia, la vedo così, però. Dici? Ma no, Poi io penso che è un Olero sia qualcosa migliore. contro Pronto? Einstein qua, non è che ti so dire di preciso. Sì, no, certo. Boh, considera che effettivamente se viene confermata la correttezza della mia dimostrazione, direi che, non so, non mi pare che Gauss abbia dimostrato robe di questo tipo. No, vabbè, Gauss ha dimostrato anche cose più grandi, però diciamo che come minimo ti chiedo l'autografo venendo a piedi a casa tua e scrivo tutto in diretta, come minimo, ma questo Grande, proprio. grande, grande. Se la E guarda, dimostri ma guarda, veramente, veramente.
grazie, grazie mille. Ma guarda, ti invito davvero a comprarlo. Adesso ho anche abbassato il prezzo, cioè era 2,50 euro, adesso ho fatto 89 centesimi, che è il minimo indispensabile. Non è non posso darlo gratis. Non ho l'account. Cioè, se qualcuno me lo volesse donare in live, io adesso non vi so dire i tempi perché sto veramente sono oberato di cose, ma prometto che lo leggerò. Ho letto tutto quello che mi è stato regalato di recente come libri. Diciamo di persone che stimo, quindi proverò a leggerlo. A me piacerebbe leggere l'articolo più che altro, cioè se diciamo avrai poi l'articolo completo, mi piace leggere una dimostrazione, un paper, ecco, quindi qual è l'articolo? Cioè su un giornale o comunque anche su archivio. Ah, ok, su, ah, okay, cioè, okay, okay, carichi okay. Non un discorso, ma carichi un articolo scientifico, no? Che avrà un'introduzione, un abstract, un'introduzione, uno sviluppo. Sì, ma questo è un articolo, solo che non è su Archive, è su Amazon, sotto forma di book. È tutto fatto in LaTeX. A livello di forma, ora non so quante pagine sono la dimostrazione. 46 pagine, 46 pagine il mio articolo. Ok, quindi, no, però la dimostrazione di per sé, tu l'avrai scritto da qualche parte. La dimostrazione di per sé, che io ho dato, a cui ho dato il nome di teorema di Bossi leggendario, però perché non mi faccio... Perché siamo modesto. Non sono per niente modesto, esatto, ma questa è la mia caratteristica, per nulla. La dimostrazione è di una pagina, lo sai? È di una pagina, perché... Qui, scusate ragazzi, io devo essere imparziale su questo canale, la simpatia a parte, devo essere razionale. Lasciami finire. Tutte le altre 45 pagine consistono in dimostrazioni di lemmi, ok, dell'ultimo teorema. Dunque, Allora sono incluse, cioè se sì, in un certo senso, sì, certo. Lemmi e poi... Bravissimo. Sono in tutto 18 lemmi e un teorema. Sostanzialmente. Allora. Sì, certo. No, è chiaro certo. Il lemma è propedeutico, semplicemente spezzi la dimostrazione in tante parti. Sì, effettivamente sì, poi è vero. Li chiami tutti insieme. Bravissimo, sì, esatto. No, perché sostanzialmente una pagina, sì. Cioè, le ho viste queste cose, ce n'era uno su ResearchGate che diceva aver dimostrato due teoremi leggendari, fra cui mi sembra questo in 7 pagine, una cosa così, insomma. Ma guarda, ti dico, io avrei potuto dimostrare questa cosa anche in una pagina, lo sai? Però avrei dovuto essere poco preciso, poco rigoroso. Cioè, se avessi scritto l'idea... brava, esatto. L'idea della dimostrazione, però, che ha comunque un senso logico corretto, si poteva scrivere anche in mezza pagina. Solo che formalizzare il tutto in maniera rigorosa, al massimo rigorosa, ha necessitato 46 pagine. Quindi, però, allora ti faccio una domanda. Che tipo di dimostrazione è... Deduttiva. Per induzione, cioè che tipo di... Deduttiva. Cioè, deduttiva, non è né per assurdo né per induzione, cioè a partire dal fatto che alcuni insiemi hanno cardinalità F0, viene implicato che anche l'insieme, cioè quello che è chiamato insieme della congettura dei primi gemelli e insieme dell'infinità dei primi cugini, hanno cardinalità F0, deduttiva, cioè né per assurdo né per induzione. C'è stato un argomento simile nella dimostrazione che poi metterò, già ho messo, mi sa, in descrizione del precedente claim, infatti l'ho chiamata numero 2 perché la numero 1 è quella dell'altro claim di 4 anni fa che ho diciamo, smontato in live, e lì c'era una delle criticità era proprio questo, cioè si tentava, ce n'erano tante, no? Ma si tentava con una specie di tabellina di dire, vi faccio vedere l'idea così ve la spiego al volo, no? Allora, io voglio dimostrare una certa tesi. Allora parto da un'ipotesi generale, poi dico, ok, da questa ipotesi generale io riduco lo spam. Qui abbiamo un insieme, per esempio, a cardinalità infinita, e prendo un'ipotesi che è molto più piccola, prendo un sottoinsieme degli elementi su cui voglio far vedere che vale una certa proprietà, e da questa ipotesi io deduco una tesi che è proprio quella... Che ho, diciamo, come si può dire, è proprio quella che devo dimostrare. Tuttavia, però, questa dimostrazione, una volta che hai fatto questo passaggio, dimostra una tesi ridotta che è quella relativa al sottoinsieme di quello che dovevi considerare. E sì. Quindi poi il trucchetto da Baro lì era, io rimuovo l'ipotesi intermedia e dico da questa ipotesi discende la tesi, che a questo punto è la tesi di partenza, no? Cioè tu così non stai dimostrando il teorema, così stai dimostrando quella cosa per mille casi. Io non direi tu,
No, era in generale, il personale. Sì, C'era certo, Quindi si prendeva, per esempio, si faceva una specie di crivello stile da Tostene, no? E si tentava ogni volta con tutti i multipli di 3, tutti i multipli di 5, di 7, e si andava avanti. Ho detto, vabbè, ma lì basta scrivere, questi qua sono i numeri coprimi A all'insieme 2, 3, 5, 7. fammi capire un attimo qual era la sua. Lui voleva dimostrare le congetture di prime gemelle, giusto? Sì, Quello di ora 4 anni non me fa. lo ricordo nel dettaglio, però mi ricordo il video, e lì c'era una serie enorme di criticità, ma alla fine si prendeva una specie di crivello di Eratosteene e diceva vale per i primi 1000 numeri naturali, allora vale anche per gli altri. Ma questa cosa non ha senso, perché è chiaro che potrò sempre, per un qualsiasi numero, fissato un qualsiasi numero naturale, potrò sempre crearmi un crivello stile Eratosteene che non sbaglia mai all'interno di quell'insieme, prendendo un ridotto sottinsieme dei numeri primi di partenza, che sono tutti i numeri primi, coprimi ai numeri primi fino a un certo valore che è fisso, che ne so, dodicesimo numero primo. Poi mi servono più numeri da testare, allora vado avanti e prendo il quindicesimo. Ma questa cosa non Certo, può così mai uno si può essere valida dimostrare che all'infinito. all'infinito valga, esatto, assolutamente, assolutamente. Per dimostrare congetture dei primi gemelli, non è che li devi trovare tutti. Basta un sottoinsieme che ha cardinalità infinita. Aleph zero, come dici tu, va benissimo. Però Sì, devi trovare un esatto. sottoinsieme infinito, non puoi dire ne ho dimostrato per un numero finito e questa Certo, cosa vale all'infinito certo, perché i numeri primi sono infiniti, capito? C'è proprio un certo. fattore. Chiaro, perfetto, chiaro, ovvio, ovvio, assolutamente. Io nella Ma fattispecie, peraltro, ho considerato l'insieme di tutti i primi, non l'insieme di tutti i primi gemelli. Allora, all'inizio, la mia dimostrazione teneva in conto di dimostrare la cardinalità dell'insieme di tutte le coppie di primi gemelli, no? Dunque, un insieme che non è un sottoinsieme di n, è un sottoinsieme delle parti di n, no? Allora, se tu dici Ed che era un po' più complicato. l'insieme delle parti ha cardinalità 2 alla cardinalità dell'insieme di partenza, questa è Sì, no, proprio ma lo so, lo matematica so, lo pura. so. Sì, no, no, lo so. Lo so, ma lascio finire con il discorso. Dopodiché, siccome era difficile manipolare questo tipo di insieme, ho dimostrato la congettura di primi gemelli andando a dimostrare che esistono infiniti primi P, cioè l'insieme della congettura di primi gemelli, ho chiamato così, è l'insieme di tutti i primi P, tale per cui P più 2 è primo. Pertanto, per dire, 5 fa parte di questo insieme, ma 7 non fa parte di questo insieme, no? Perché 7 più 2 è 9, 9 non è primo. Vabbè, In questo modo ho la metà di un insieme a considerato. cardinalità infinita è ovviamente infinita, non cambia nulla, non può esserci un Sì, sottoinsieme no, ma infinito di cui il doppio è un multiplo con un numero naturale che moltiplica con un lo so. naturale è infinito. Certo, lo so perfettamente. Ma no, per dirti, però, io ho considerato tutto questo insieme, cioè tutti i numeri P, tarebbe P più 2 primo, neanche, non è neanche un sottoinsieme di loro. Per cui niente. Però No, anche se dicevo che avessi io dimostrato. intendevo prima che potevi saltare anche delle coppie dei primi distanziati di 2 unità, perché tanto basta che prendi un sottoinsieme. Faccio un esempio, no? Certo, ovvio, Tu ovvio. vuoi dimostrare che Lo so. esistono infiniti numeri naturali. Allora dici tutti i numeri dispari o tutti i numeri primi sono numeri naturali per definizione. Sono Dimostro, infiniti. Euclide ha dimostrato che i numeri primi sono infiniti, quindi i numeri naturali sono infiniti perché i numeri primi sono un sottinsieme proprio dei numeri naturali, o Perché addirittura se togli un anche il 2 sono un insieme. sottinsieme proprio i numeri dispari che sono un sottinsieme proprio dei numeri naturali e quindi sono infiniti. Se un insieme Cioè, infinito significa che è apodittico. Dal momento che se è un sottoinsieme di n, n è il più piccolo insieme apodittico, dunque n, questo insieme infinito coincide con n. qui c'è Giusto? un commento nei tuoi confronti che è scettico. Boregai, ragazzo annoiato, dice: immagina credere, vabbè, di credere di aver dimostrato la congettura dei primi gemelli Guarda, tanti, ho e tantissimi detrattori, ma che mi insultano, tra virgolette, ma non già tanto per queste cose qua, ma anche perché sono famoso, perché mi chiamo genio matematico, mi fanno chiamare genio matematico, mi danno questo appellativo di genio matematico, che era un nomignolo che avevo messo in live di Grimbaud, e dunque parlavo da Grimbaud di argomenti, boh, controversi, per cui molti mi odiano per questo. Sarà uno di questi che mi odierà. non so bene Talens, che conosco e stimo, tra l'altro ho anche scritto qualcosa appunto sui risultati propri, che dice: non appartiene a tutto questo perché ti abbassi a questo livello, meriti di essere l'ex Friedman italiano. Non so se è rivolto a me o a te. No, no, no. Ma direi che è irrilevante, direi che è veramente. Perché non sei in tutti i giornali di scienze e se l'hai dimostrato? Perché No. nessuno l'ha ancora visionato? Perché un articolo Ok, di 46 pagine non è facile. allora rispondo a Kinney perché vi racconto la storia, magari vi siete persi l'incipit di tutto questo.
Marco, che stai a fare? Lo sai che è un personaggio troll. Ora, non è che ti conosca benissimo, mi hai scritto su No, Instagram guarda, e non sai quale like. no, questi commenti non sono insignificanti, sono insignificanti, No, insignificanti. però rispondo in generale, no? Io sono stato taggato in una storia in cui Riccardo dice di aver dimostrato e scritto comunque un documento in cui avrebbe dimostrato l'ipotesi dei primi gemelli. Io non Congetture di capivo Gmail, sì. la congettura e quindi ho chiesto, ma che cos'è questa cosa? Lo vedi, ho dimostrato, conosci la congettura? Dico sì, la congettura la conosco, ci ho dedicato due video, poi ve ne metto anche un altro, quello dove Biondi. creiamo le costanti Smarties e parto da quello. Quindi ne ho parlato anni fa sul canale e in passato mi hanno sempre taggato, sempre chiesto, insomma, coinvolto. Comunque sono intervenuto in quel caso su Facebook, su un claim italiano di dimostrazione di congetture dei primi gemelli. Io chiedo sempre un Grande. confronto in live, così ognuno Assolutamente, propone assolutamente. le proprie tesi. Ma io supponevo che tu l'avessi letto, potevi darmi qualche, avessi almeno intravisto, no? Ti assicuro che ho avuto altro da fare questo periodo, non sono riuscito neanche a rimettermi a scrivere il preprint che ho sospeso e anzi sarà un Certo. problema per i prossimi giorni. Io ti dico che più che altro leggerei un paper più che un libro, nel senso non per Ma non è un forza. libro, ma non è un libro, è un paper, è un articolo, cioè, capito? È come fosse su Archive, solo che al posto di essere su Archive è su Amazon. Sì, ma non Non è su capisco proprio. Archive, non è che su Archive ci fa tutto, cioè comunque specialmente per gli amatori tengono on hold, fanno dei controlli, chiedono appunto un endorsement, ma quello è diciamo secondo me anche un freno un pochino poco democratico, però è comunque in linea con quella che è l'importanza Certo, sì. Nel della suo archivio ci tecnica. vanno gli articoli scientifici, no? Questo Però qui è un articolo scientifico. non è che se gli invio la lista della spesa, mo perché posso in quelle sezioni inviare qualcosa, me l'accettano, capito? Anzi, poi mi restringerebbero Lo so, probabilmente anche l'account, lo dovrebbero so bloccare perfettamente. qualcosa. Quindi c'è un controllo comunque su Archive, ecco, Non non è capisco cosa soltanto c'entra per adesso questo, non capisco cosa c'entra. che non è la stessa cosa pubblicarmelo per conto mio o Lo caricarlo so, su ma Archive, non vale la ti pubblicazione posso, sul ti, Journal alla fine. chiaro, chiaro, ti posso, sì, certo, cioè, ti posso assicurare però che l'articolo che ho pubblicato su Amazon non è la lista della spesa, ok? Te lo posso assicurare, nel senso. Sì, no, io sto qui, io semplicemente do diritto di replica a tutti e non parto Grande, dal grande. presupposto che qualcosa che non conosco sia sbagliato, ma non posso neanche dire No, allora credo no, come atto di certo, fede che sia no, giusta. sì, Sto qui certo, faccio però tu hai andare. detto leggere un. Leggere un paper, no? Questo è un paper. Solo che non è passata la revisione No, non è paritaria. un Sostanzialmente è un Riccardo, paper. no, non è un paper perché un paper è una pubblicazione su un journal peer review. Io quando carico una cosa su Archive la chiamo preprint. Poi magari ti può Ah capitare sì, una volta preprint, che sì, va bene. finisco a paper perché è la stessa versione che è il journal e quindi va bene, è la stessa cosa. Però se non è pubblicato è un preprint e No, la sa sì, presta un poi, journal ok. manoscritto, no? Cioè la chiamo così poi. Sì, puoi chiamarlo anche manoscritto, sì, Ne ho tre esatto. under review e li ho definiti preprint rivolgendomi al journal. Preprint, sì, Poi esatto. Sì, io con questo inglese non lo magari conosco. ci scrivo paper. Ho visto anche dei professori che chiamano paper i preprint, mi è capitato, ma magari perché pensano li pubblicheranno. Ma io comunque poi lì lo chiamo paper perché i revisori poi non mi vanno a correggere preprint cambiandomelo paper, lo accettano o non lo accettano perché c'è il journal, però non è che l'ho pubblicato come paper. Certo, certo, Ce lo certo. dichiaro come preprint, anche su HAL, no, per dire. Certo. Ti hanno chiesto, Boris Guy, che concetti ha utilizzato per dimostrare congetture? Mi hai detto teorie degli insiemi, però è un po' Teoria vago. degli insieme, ma non è troppo vaga perché è piccolissima la teoria degli insiemi. Ho utilizzato anzi principalmente la definizione di l'assioma di specificazione, la definizione di insieme mediante assioma di specificazione. Anzi, ho usato praticamente solo quello. Ma tu stai usando tutti e 10 gli assiomi di Zermelo-Frankel con l'assioma della scelta, quindi No, senza assioma ZFC? della scelta, senza assioma della scelta, non ho usato l'assioma della scelta. Ne hai usati 8 o 9? L'assioma alla scelta è il decimo. Il nono, la 9. maggior. Ok. Ma io veramente, Vabbè. allora veramente lì ho usato principalmente, avrò usato l'assioma unione perché ho fatto qualche unione, l'assioma della coppia, perciò ho definito alcune coppie e l'assioma di specificazione prima di tutto e boh, questi ho usato insomma. Ti fanno una domanda perché qua c'è l'interrogatorio, perché io pensavo di essere quello attaccato, invece questa volta stanno attaccando te. Io veramente Sì. Sono abituato. Quante soluzioni può avere massimo una questione di secondo grado? Due soluzioni complesse. Ok, nei complessi ha due soluzioni esattamente. Però dipende da quello che stiamo assumendo. Ti faccio un esempio, io in quel preprint, anzi paper. Il primo che ho fatto in cui ho dimostrato formalmente
che cos'era la velocità di congruenza della detrazione radix 10, fornito la mappa inversa, in quello utilizzo un omomorfismo fra i numeri base 10 che conosciamo e l'anello abeliano commutativo degli interi decadici, no? E lì dentro devo risolvere l'equazione fondamentale y alla t uguale y per il più piccolo valore di t che copre tutte le soluzioni, che è 5. Quindi ho y alla quinta uguale y, quella soluzione di quinto, quell'equazione di quinto grado, ma ha 15 soluzioni nell'anello commutativo degli interi decadici. Per farti capire, lì ci possono essere due numeri non nulli, entrambi non nulli, il cui prodotto si annulla. Normalmente, se prendi due numeri, il loro prodotto è 0, o uno, o il primo è 0, o il secondo è 0, entrambi sono 0. Esatto. C'è anche, adesso sono abbastanza ignorante effettivamente in questa parte di algebra, perché appunto io faccio l'università, però un po' l'ho mollata. Ma c'è anche una dominio di integrità è quella particolare struttura in cui vale questa legge, no? Giusto? Mi fanno ridere i commenti, mi è proprio scappato, perdonami, non è... No, ovviamente non l'ha dimostrato Terence Tao, l'ho dimostrato io. Sì, esatto, l'ho dimostrato io, perché noi ritengo ben più grande l'iter di questo cinesino di Terence Tao. Sì, esatto. Bravo, no, perché non posso questo io. Non ce la passo, aspetta, però devo scrivere. Sì, i moderatori mi fanno comodo, quindi se vi volete caricare, come si può dire, candidare come moderatori, ora non lo posso fare, ma sì, perché ce n'erano alcuni, poi non sono più attivi sul canale. Comunque, no, Terence Tao l'ha definito così, proprio mi dissocio nella maniera più totale. Oh, va bene. Il grande matematico vivente, lo stimo, lo ammiro, tra l'altro anche per certo, la sua sì, sì, sì. Tra parentesi, una medaglia Fields. È una Genio medaglia delle fissa, cose, assolutamente. autore del teorema di Assolutamente. Terence Tao sulla No, però effettivamente, guarda, ma chiaramente, fate sì, no, va bene, sì, sono stato cioè, un po'. va bene non essere modesti come Dante, però diciamo che qua secondo me è un volo pindarico Come che Dante, sì. proprio No, chiama però Icaro, effettivamente il commento era un po' offensivo nei miei confronti, cioè non l'ha fatto Terence Tao, l'ho fatto io, come se di base dovrei necessariamente essere meno intelligente di Tao. No, io nel mio No, intimo, peraltro, vabbè, il penso di mio essere più. referente, cioè, se mi dicono tu non sei Terence Tao a Marco Ripaio, io dico ovvio, non ho nessun dubbio su questo, cioè, Se ma invece lo dicono a neanche me, gente se molto invece lo sensata. dicono, certo, se invece lo dicono a me, dico ovvio che non sono Terence Tao, sono molto di più. Ah, ecco. Ragazzi, non so che Beh, dire. effettivamente tu non hai una dimostrazione del fatto che sei meno di Terence Tao, lo pensi tu, per tua sensazione. Analogamente, io per la Sì, sensazione penso di ma essere meglio. Terence Tao ha dato alla matematica qualcosa che io non darò mai, boh, in 10 vite. Non, Ma cioè, può darsi di non mi non... sento offeso dal fatto di non essere Certo, Gauss. Cioè, capisco perfettamente. Capisco non ho mai avuto quella percezione, neanche perfettamente. che qualcuno me l'affibbia per potermi denigrare in maniera anonima. Io Certo, non penso lo di so essere perfettamente. un amatore appassionato che con delle doti cognitive magari un po' sopra la media, non so, ipotizzo, con tanto tanto impegno sono riuscito a dare dei piccolissimi contributi con tanta fatica, avendo delle lacune Grande. in un mondo molto più grande, quindi magari mi sono specializzato su cose molto più specifiche, più piccole, sono riuscito a dare dei contributi limitati rispetto a quelli che avrei potuto dare con una formazione accademica canonica, visto che ho studiato Certo, completamente da autodidatta la matematica, perché aver studiato economia non è che cioè, due esami base molto, molto così all'acqua di rose, dove prendi 30 risolvendo gli esercizi. so che sei laureato in Anche economia, altri giusto? esami, diciamo, di mio perché mi piacevano, però diciamo che non ho avuto alcun tipo di formazione oltre quella che può avere uno studente il primo anno a livello accademico. Poi il resto me lo sono studiato per Certo, fatti miei. ottimo. Però non sono a livello né come cultura generale della matematica di una persona che sta finendo il dottorato, anche se magari ha due pubblicazioni, una pubblicazione possa avere 20, neanche tantomeno potrei immaginare di essere Terence Tao, capito? Che a 9 anni Sì. Beh, era a livello. ognuno è fatto a modo suo, no? Siamo diversi, no? Siamo persone diverse. Tu pensi così, no? Secondo la tua sensazione. Io, secondo la mia sensazione, conoscendo le mie capacità e avendo fatto quello che ho fatto, no? Anche se per ora non è stato visionato da nessuno, ma io sono conscio di quello che ho fatto. Io l'ho visionato, tanto che l'ho fatto. Insomma, nel mio ego posso permettermi di pensare di essere ben più di Terence Tao, ecco. No, Tutto qua. se permetti, io dico la mia, sto nel canale, chiaramente la mia personale opinione, penso che questa non sia Certo. un'opinione legittima. È chiaro che tutti possono avere una buona percezione di sé, però ciò che è stato fatto nella vita un po' conta. Cioè, io pure potrei dire che sarei uno statista più grande di Churchill qualora fossi stato votato così casualmente, mi fossi trovato a essere capo del mondo, però sarebbe un giudizio completamente dissociato dalla realtà.
nel senso posso anche pensarlo. Va bene, lo so. Sì, no, ho capito perfettamente. Non ha senso, capito? Cioè, non... Lo so, ho capito perfettamente. Tu hai detto qualora io fossi, no? Invece io non devo dire qualora io avessi dimostrato, ma è pubblica la dimostrazione. Deve solo essere visionata, capito? Allora, Tra quello una decina di che giorni, quando sarà visionata, sarà certa questa cosa. chiedo non è una decina di Io giorni. nel frattempo. Considera che il Clay Institute per assegnare il premio da $1 milione per problemi del millennio, e qui siamo su quel livello, o leggermente sotto, chiede 2 anni. Sì, no, Cioè, 2 anni dalla effettivamente è pubblicazione vero. su un giorno, chiede una pubblicazione su un journal accettabile, diciamo uno su Web of Science, per dire, no? Adesso andiamo a leggere Web of Science, per dire, già quello andrebbe bene, magari qualcosa di più alto, visto il livello. A quel punto devono passare 2 anni e nessun ricercatore deve avanzare una critica sensata. Cioè, Lo deve pensa. dire lì quel passaggio, Wow. da quello non consegue quell'altra cosa. Questo non lo sapevo davvero. Non è che in Sì, no, 5 minuti la gente la effettivamente. guarda, non, si sta pensando, ah, non hai un errore, è giusto. Sì, beh, allora è vero. Diciamo, io parto dal presupposto che conoscendo l'articolo, dal momento che l'ho fatto, cioè, io per visionarlo, effettivamente però l'ho fatto, per cui ovviamente parto avvantaggiato, ci metterei massimo una settimana. Però effettivamente un'altra persona che non l'ha mai visto, posso capire che, insomma, a un altro team di persone ci posso mettere di più, assolutamente. No, E vabbè, ma poi, quello è assolutamente. il tempo che la scienza richiede. Tu considera che per revisionarmi un preprint di boh, 18 pagine o 15 pagine in cui dimostro rigorosamente tutto, oppure l'ultimo anche addirittura che è ancora under review, ne ho tre, adesso ne ho tre under review, devo sta scrivendo il quarto. Tre, addirittura uno di questi che sta anche su Archive, che è quello shortest, eccetera, di teoria dei grafi, in sezione tecnica, fra l'altro, quindi proprio in Combinatorics. Quello lì l'ho inviato a un Ah, journal, che non è gli sì. Annals, è un journal normale, su Scopus, e lo trattiene dal 18 agosto, o anche da prima, comunque da inizio agosto, però la di me è del 18 agosto, quello in cui gli ho riscritto, del 2022, e non mi hanno ancora risposto. Gli ho chiesto a marzo, ma è ancora under Madonna, Madonna. review. È una cosa normale, quello è un preprint stupidissimo di poche pagine, con equazione di Ofantea dimostrata in 3 pagine in appendice, e lo tengono ancora in revisione, perché i tempi tecnici sono quelli. Poi mi risponderanno, Pensato. fanno correzioni oppure me lo bocciano. Quindi tu immagina, per una dimostrazione del genere di 46 pagine, un claim così importante, ci vorranno anche solo probabilmente 1 anno e mezzo per poterti dire lo pubblichiamo. Dalla pubblicazione dovrebbero passare 2 anni prima che la comunità scientifica lo validi. Ma lo sai, la scienza Pensa, richiede. questa cosa non la sapevo, questa cosa non la sapevo assolutamente. Chiede Borega, io leggo, non sto leggendo in anticipo, sto cliccando. Quando sarà visionata la tua dimostrazione, verrai espatriato. No, vabbè, questo non lo possiamo leggere. Ah, quest'altro. Marco, stai facendo un danno al tuo canale con questo personaggio. Io penso che tutte le persone abbiano diritto di esprimersi. Chiaramente, delle No, affermazioni io penso che invece non questo posso commento lasciare sia peggiore del passare. precedente. O non dissociarmi del tipo quelle contro il professor Tao, che è il massimo del massimo della matematica. Quelle non le Sì. accetto proprio a livello personale e mi dissocio. Certo, È certo, chiaro, no? Poi certo, una persona può avere la percezione di sé che vuole, per quanto mi riguarda, purché certo. non vada a giudicare Assolutamente. quella degli altri che hanno dato dei contributi oggettivamente buoni. Assolutamente. Tra l'altro, è una persona umilissima, il professor Tao. Basta andare su un Mad Overflow dove sono Lo registrato so, lo so, lo so, e lo so, lo leggere i so, ma ho visto qualche commenti. suo video. Addirittura, quando interviene, sembra un utente normale che sta lì come fosse Socrate e si chiede: ma quanto sono piccolo rispetto alla matematica? Lui è il più grande di tutti. Capito? Fa un po' specie dire io che non ho pubblicato su un journal, non ho l'endorsement su Sì, Archive, sono meglio di Tao, mi credo meglio di sono sopra franca specie, Gauss. ma è la Cioè, verità. Ma se è insomma, io per sono qua ridere, vabbè, per ridiamo. sono, no, assolutamente no, non sto ridendo affatto, sono qua per dire la verità, per essere sincero anche rispetto a quello che penso. Tanto è inutile venire se non sono sincero, no? Dunque, sono sincero anche nelle mie sensazioni di questo tipo. Saranno colpa essere sinceri? No, penso di Qui no, c'è no. questa qui la conosco di citazione, Slam Dunk con Hanamichi Sakuragi, Anata Take Mitsume Teru Occhi solo per te, la sigla fra l'altro in giapponese. E mi chiedono però, scusate, mi chiedono qual era la diofantea. Quello era un paper di teoria dei grafi, però ho trasformato un problema che era relativo all'intersezione di segmenti, diciamo di linee di una spezzata, di una poligonale in uno spazio che neanche ora ricordo se era tridimensionale o più dimensioni, in una semplice equazione di Ofantea in cui cercavo le intersezioni intere, perché lì mi interessavano i punti di una griglia, di un Sì. cubic lattice particolare, non neanche mi ricordo più esattamente perché sono passati veramente
passava un bel po' di tempo, e l'ho risolta poi con l'aiuto, tra l'altro, perché l'avevo chiesto per coinvolgere anche gli iscritti al canale, così in appendice, dopo aver trasformato tutto in un semplice problemino matematico in cui bisognava sostituire, e lì c'è la dimostrazione formale, ma la trovate su Archive, ragazzi, quindi basta andare su Archive, Marco Ripà, ci sono 6 paper, 2 di teoria dei grafi, mi sembra, la sezione tecnica in Combinatorix, shortest qualcosa, neanche mi ricordo il titolo, quella è under review su un journal. Ok, mi chiede Pietro, l'unico genio innato nella community italiana di matematica per motivi ludici, per passione, è assolutamente Marco Ripà. No, qui proprio non mi sento così. Un saluto da uno studente di fisica, ultimo anno triennale, tantissima stima, probabilmente... Genio innato, ma è vero, sei un genio. Metodo di matematica, no. Io penso che genio sia chiunque abbia pubblicato qualcosa di originale. Abbiamo avuto Matt Wan, non gliel'ho detto perché è molto modesto, ma lui ha pubblicato, per me anche lui è un genio. Ci sono tanti geni, poi c'è un livello un po' diverso, no? È un po'... Certo. Siamo alti, dal filo d'erba alla Torre Eiffel, al Burj Khalifa. Secondo me è il Burj Khalifa. E io magari non sono un filo d'erba, ma sono un papavero di quelli della famosa canzone. Un pochino più alto, oppure sono un arbusto. Un lampione, dai, più di un papavero, dai, un lampione. È quella, capito? Se tu pensi che Gauss, no, okay, più o meno a livelli, non so, dell'occhio di Sauron, alto 3 km, dici, vabbè, sono anche un po' sopra. Capisci che c'è un po' di distonia? Beh, no? considera che se uno dimostra la congiunzione dei gemelli, direi che, insomma, non pecca troppo considerarsi un po' sopra Gauss. Ti stanno facendo delle domande, però mi sembra più che altro un esame, qui non so quanto sia sensato. Ma assolutamente. Quello del famoso nastro con una sola faccia, se ti interessa, io ne ho parlato sul canale. Non sapevo che fosse una funzione, perché lo chiamavo nastro di Mobius. Ne ho parlato tempo fa sul canale. Marco, molti anni fa, stai parlando di te stesso quasi tutto il tempo, facci conoscere meglio il tuo ospite, ok? Grazie. Intanto stiamo un'ora, quindi se, non so se hai ancora tempo, altri 24 minuti. Sì. Fagli domande, facci capire cosa intende fare con questa nuova dimostrazione. In realtà l'aveva anche un po' anticipato. Il consiglio mio è di inviarla un giorno, aspettare la revisione e vedere poi come si comporta. Il problema appunto che mi hanno fatto notare alcuni, tu chiami journal, lo dicono riviste, no? Non piace molto usare questo inglese, è che appunto mi fanno notare che essendo già pubblicato su Amazon non possono proprio ripubblicarlo. Infatti adesso io spero che un team, insomma un insieme di matematici, possano valutare questo articolo e anche non pubblicarlo su una rivista, ma valutare positivamente questo articolo, oppure fare loro un articolo in cui certificano la validità di questo mio articolo scritto su, oppure preprint, come lo chiami tu, preprint scritto su Amazon. Allora, per come la vedo io, chiaramente diciamo che io sto dentro e fuori la comunità matematica, cioè ho fatto qualcosa che è all'interno, mi hanno anche chiamato, anche se non sono disponibile, metto sempre non disponibile, ho fatto anche il revisore per un noto journal, ho anche avuto il certificato, trovati su Instagram, insomma, perché revisionando un lavoro di una persona molto più competente di me, l'ho scoperto dopo, alla fine revisione, diciamo, una persona che insegna matematica all'estero, e delle cose molto molto specifiche, magari ne so anche qualcosa o comunque riesco a correggere un lavoro. Questo probabilmente rientra anche nell'ambito delle cose che so, ti dico la verità, però non sono comunque un matematico professionista che può dare una validazione e mettere in printing, l'ha detto Marco Ripà, è giusto perché l'ha detto ipse dixit, principio di autorità, no? Nel mio caso potrei dirti, io non ho trovato errori, aspettiamo che sapere cosa ne pensa Ben Green e Terence Tao, che visto che non sono al tuo livello, magari però ti possono aiutare così. Esatto, magari questo possono farlo, dai. Li assumo come revisore, dai, possono fare i miei revisori, dai. Sì, anche correttori di bozze, impaginazione, ormai il professor Tramit insegna, capito? La medaglia Fields, che sta lì, dice, bravissimo, un errore blu in LaTeX, LaTeX un underfull, correggiamolo perché è brutto. E vabbè, allora, tornando seri... Underfull cosa sarebbe, scusa? Underfull? LaTeX, non so se l'hai mai usato, ti dà degli errori blu quando la riga è troppo vuota o troppo piena, ci sono troppi caratteri, allora ti dà underfull. Ecco cosa significavano quelle righe blu, ecco cosa significavano, sì. Non so il significato di queste cose. Chiede Borghetti quante pagine la dimostrazione, ha detto 46 mi sembra, compresi 46, è tutto in LaTeX, comunque conosco abbastanza bene il LaTeX, attenzione, sì. Conosco abbastanza bene, l'ho scritto tutto in LaTeX,
Niente, sì, c'erano vari errori di ortografia, ortografici. Alcuni ho capito di cosa si trattava, alcuni no, onestamente. Vabbè. Cioè, Sacco di no, non casino con delle ortografici, parentesi. degli errori rossi o blu, di quelli quando vai a compilare, no? Perché è un linguaggio compilato. Certo, sì. Io avevo una quindicina di errori rossi, ma me l'ha fatto compilare lo stesso. Ma... Su Archive non li potresti inviare comunque, cioè quando hai gli errori rossi ti chiedono anche di Dici? eliminare quelli blu possibilmente, perché poi comunque te Ah, li evidenzia la parte di ok. caricamento. Guarda, io non saprei neanche dove trovare questi errori. Cioè, veramente sì, saprei come trovarli. Però, dal momento che quando lo compilo mi dava tutto corretto, cioè il testo in PDF era perfetto come lo volevo io, non ci ho neanche accordato, questi errori rossi, Gli onestamente. errori sono errori, però chiaramente poi il PDF te lo genera lo stesso, non sono estremamente gravi, te lo genera, però poi comunque, che ne so, magari la bibliografia non te la mette o ti appaiono i punti interrogativi, cioè sono cose di quel tipo là, simboli strani, Sì. non conosce magari, che ne so, le virgolette normali, che tu metti le virgolette come le metteresti, o Certo, l'asso, certo, l'accento, il ripano, devi usare slash, certo. apostrofo. Io per dire, con l'A con l'accento ho dovuto farlo dal cellulare, tu pensa un po'. Perché dal computer no, c'era una A dell'infinità dei primi cugini, l'ho scritto in maiuscolo, l'A maiuscola accentata, non sapevo come si faceva sul computer, ho dovuto farlo dal Guarda, cerchi cellulare. Archive, Accents o una cosa del genere, ti vedo tutta la lista. Oppure Ah, LaTeX, ottimo. il carattere, troverai delle Ah, sì. indicazioni, magari su Matt, come si chiama lì, insomma, quello dei No, ma programmatori. so che anche su Wikipedia, cioè aiuto formule matematiche Wikipedia, su Wikipedia c'è tutto un formulario di No, LaTeX vabbè, ma che ho questi usato sono dettagli, dai, tantissimo. non ci fossilizziamo su queste cose. Sì, no, Il problema certo. secondo me è di contenuto, cioè ti chiedono di spiegarci la dimostrazione, cioè ok, usiamo la teoria degli insiemi, Sì. ZF senza neanche la scioma della scelta, neanche ZF. Assolutamente, allora guarda, io ho dovuto molte volte dimostrare l'equipotenza fra insiemi, c'è un teorema fatto da tre tedeschi che dimostra che due insiemi sono congruenti, sono equipotenti, se esiste una funzione iniettiva da uno all'altro e un'altra funzione iniettiva dall'altro all'uno, però questa cosa Comunque, necessita la somma della... allora è biettiva, cioè, la No, relazione. no, sono due funzioni, Cioè, una iniettivo e funzione particolare. subiettivo. Allora, no, ho Sì, capito, sì, sì. sì. No. Questi tre tedeschi dimostrano che due insiemi sono equipotenti se esiste una funzione che va da A a B iniettiva e un'altra funzione a caso, un'altra che va da B ad A anch'essa iniettiva. Ok, però hanno anche dimostrato che questa cosa è vera se si considera vera l'somma della scelta. Ok? Allora, siccome io non volevo metterci l'somma della scelta perché genera quel paradosso di Banach-Tarski, non so come si dice, no? Sì, Lui potrebbe anche. diciamo, sarebbe stato vincere facile dimostrare la congettura dei primi gemelli usandolo. Quindi tu dici, chiaramente, Ma essendo non è vero, non sarò... più grande di Gauss, non è che mi possa Esatto, bloccare. ma bravissimo, Come? questo Oh. sicuramente, bravissimo. Poi anche perché siccome questa somma della scelta genera questo paradosso, non capisco neanche perché non si considera falso questa somma della scelta, normalmente che genera un paradosso. Ma vabbè, comunque sia, non l'ho voluto utilizzare perché non mi sentivo sicuro e per dimostrare l'equipotenza ho dovuto prendere una funzione e dimostrare sia l'iniettività che la surriettività. Ed è stato un pochino più complicato, perché quanto ho capito dimostrare la surriettività di una funzione, almeno nel mio caso, è stato più complesso che dimostrare l'iniettività. Ok, e quella era sufficiente per dimostrare che esistono infiniti numeri primi distanziati No, questa dall'infinito. è una parte, sono state gran parte della dimostrazione dei 18 lemmi nella quale ho dovuto dimostrare l'equipotenza per insieme. Allora ti faccio una domanda, ma quali teoremi oltre a quelli che l'hai utilizzato in realtà? Cioè nella bibliografia? Esatto, nella bibliografia io richiamo, oltre a un formulario simbolico che ho sempre fatto io, ma so se non so, è un formulario simbolico. Ma io richiamo il teorema dell'infinità di numeri primi e la mia bibliografia è fatta da sette voci, sei di Wikipedia e uno di un articolo matematico Cioè, tu hai messo in che ho pubblicato. bibliografia Wikipedia. Wikipedia, sì, assolutamente. Di cui quattro italiane, uno francese e uno portoghese, assolutamente. Perché? Non capisco il No, problema, cioè sono nessun veri. journal accetterebbe Wikipedia come fonte, ma manco una tesi di laurea. Già il professore Cazzi loro, alla cazzi tesi di loro. laurea Cioè. già dice: beh, se proprio la devi ma è proprio necessario, mettilo piccolo, magari usa un'altra cosa. Una Ma ho tesi di dovuto citare laurea, delle tutte singole, ho dovuto due citare righe. delle. Sì, ho citato semplicemente su Wikipedia delle proprietà degli insiemi, delle proprietà dell'unione interfezione fra insiemi, cose di queste cose qua, cose Cioè, banalissime, che si considera considerano che banali.
matematica in genere si fa così. Ora non è, cioè, il fatto che sia io a parlare per i matematici lo so che sembra un po' strano, però capita anche questo nella vita. Allora, tu considera che in matematica di solito nei journal ti dicono le cose che sono di pubblico dominio, ovvie, che sanno tutti, che Non ovviamente le non cito è, neanche. cioè, a livello di matematici professionisti, il journal non è che ragiona a livello scolastico. Quelle cose puoi Esatto, più non esatto. chiederle perché tanto le sappiamo tutti. Le cose invece che hanno un'attinenza con qualcosa di specifico, dei risultati pubblicati, con dimostrazione complessa, e non che tutti i matematici di base con una laurea conoscono, allora quelle là le richiami citando le fonti, possibilmente degli altri Certo. journal. A me è capitato a volte di non averli, i journal, Allora, guarda, specifici. Altre cose, sostanzialmente. allora ho citato pure articoli di blog, altre cose, però molto tecniche, molto specifiche, e Certo. che adesso gli stessi journal dicono di non inviare più. Cioè, è una cosa borderline, per dire, nell'ultimo, la versione questa che trovate su HAL, dell'ultimo articolo che ho under review, quella sulla dimostrazione che esistono potenze perfette di grado C-esimo caratterizzate da velocità di congruenza C e poi generali per qualsiasi velocità di congruenza o per qualsiasi altezza, quindi poi generalizzo, quello lì ha 16 voci nella versione su HAL, Interessante, al wow. giorno ne ho inviate 13 perché alcune cose, ne ho messe altre, alcune cose non le accettano perché non le reputano degne della bibliografia Degne di del. Wikipedia. Figuriamoci Ma pensi Wikipedia, un per po'. loro Wikipedia è come se dico su Topolino ho letto che c'è Allora, sì, Paperone, capisci, il però gnomo io più ricco parto. del mondo, capito? Lo so, però capisci. Io non è che mi abbasso, non è che mi sottometto a quello che dico una rivista, cioè, Tu io ho sei dimostrato la concentrazione. più in alto dell'editor in Oh, chief, che magari è sì, un ma capisci direttore di oggi. Sì, dipartimento, un oh, rettore, cioè, chiaramente. Cioè. scusa, lasciami parlare. Cioè, io ho dimostrato la cosa dei primi gemelli, non è che posso stare lì a pensare a cosa vuole la rivista, capisci? Non me ne frega un cazzo. Sostanzialmente, io alla fine non ho citato nessun articolo, ho citato solo quelle pagine di Wikipedia che enunciavano quelle semplicissime proprietà del teorema di insieme che tutti gli esperti sanno, ma io comunque ho voluto citarle per perfezione, per correttezza, appunto, per correttezza, per perfezione. Sostanzialmente Luca non ha nessuna bibliografia interessante, rilevante, ecco. Non è stata necessaria. Chiede Stefania, cioè, che è moderatrice del canale, mi segue da tanto, quindi è affezionata. Si può Cosa visionare la si può dimostrazione visionare? così, bisogna acquistarla. Allora, costa 89 centesimi. L'ho messo al minimo perché volevo metterlo gratuito, però Amazon non fa pubblicare ebook gratuiti. 89 centesimi costa, Madonna Santissima, non penso siano troppi. Io lo considero gratuito, 89 centesimi. Sì, non è un, cioè, diciamo, un articolo di un giorno in genere costa di più se non sei abbonato alla rivista, però è un articolo di un Esatto, giorno. esatto. Io Beh, questo qui, a prescindere da tutto, 89 centesimi non sono nulla, per cui, per curiosità, lo No, farebbe. io per, così, per come sono fatto, io aspetto che venga pubblicato in un luogo, o su un journal o su un online repository in cui c'è l'articolo e poi valuto l'articolo. Va Lo bene, va bene. leggerò sicuramente. Ora non è Va bene, va bene, va per bene, va bene, fare. assolutamente. Però per avere un'idea, ovviamente che non penso, vi ho suscitato un po' di curiosità, no? O penso, no? A te, Io sono penso al sempre una pubblico. persona curiosa e aperta, Appunto, non vivo di sì. pregiudizi, di Sì, chi no, può dirmi che lo so. non è possibile. Io ti contesto solo delle affermazioni su cui ovviamente ho certezza, del tipo, Sì. professor Terence Au, non è Va al mio bene. livello perché io penso così, questa affermazione che hai detto non te la posso far passare perché Terence Au ha vinto una delle medaglie Fields, tra l'altro tra le medaglie Fields è stato una delle più grandi come risultato, teorema di Green-Tao. Tra l'altro ci ho basato anche delle sequenze, uno è l'ultimo che ho inviato alla OESE, è una progressione aritmetica di 27 numeri Il tema primi. di Green-Tao è che dice che Che hanno in pi greco trovato, dice che esistono ci sono. progressioni aritmetiche di numeri primi arbitrariamente lunghe. Ora le due più lunghe mai trovate hanno 27 numeri primi, ma ne esistono di un qualsiasi Ma valore tu possa decidere. non ho capito, in pi greco, nei decimali di pi greco? No, è così, nei naturali tu puoi Ah, dire, ok. posso trovare un numero primo distanziato di una quantità fissa, tale per cui sommando quella quantità ottengo solo numeri primi un certo numero di volte grande a piacere, chiaramente scegliendomi il numero primo che voglio io. Wow, Quindi in genere complimenti, questa complimenti. non la conoscevi. Quindi adesso diciamo Conoscevo di sentito di questo teorema, però non avevo mai L'hai immaginato. un po' rivalutato Terence Tao e Ben Green, oppure ancora non sono un Beh, granché? ci sono messi in due a fare sta roba, io da solo ho diventato così per i primi gemelli, È nel senso. chiaro, eh? Ho dimostrato L'avevo un problema grillato. aperto da 2500 anni, no? Penso, da Euclide, no? Che è lui che Allora, l'ha. quello che stai affrontando tu, mi sembra che l'hai esposto Euclide nel 300 avanti Cristo, vada a memoria.
quello semplicemente dei primi gemelli. Euclide ha appena dimostrato che i numeri primi sono infiniti, devi una reduction ad absurdum. Chiaramente non è a livelli tuoi, neanche la tosse, però diciamo che forse si avvicina. Che, insomma, no, ti dico, quelli che si avvicinano a me, guarda, quelli che si avvicinano a me, secondo me sono Eulero e forse Archimede. Ecco. Guarda, il mio avversario più grande è Eulero. È se quello vuoi che cazzo devo guardare forse. L'ultimo Indiana Jones, puoi anche fare la conoscenza con la versione cinematografica di Archimede. Ci chiacchiere in greco. Ah, wow, non l'ho mai visto. Ho spoilerato una cosa, però ho visto il film. Chiedono, allora, genio matematico. No, che cos'è? Non mi chiamo genio matematico, Il nickname era mi chiamo quello. Riccardo Jacopo Bossi. C'è gente che per prendermi in giro dicono su Cuore, cioè da altri posti ovviamente dove... Mi sono appena registrato su Cuore, tra parentesi, se volete adesso posso intervenire. Non mi piacciono molte cose scritte, dicono una cosa ne pensate il genio matematico Marco Ripà, perché mi definiscono così per farmi odiare, no, da chi non mi conosce. Come fa questo su un genio matematico? Lo dice un tizio anonimo su Cuore. Però adesso per fortuna posso dire genio matematico, non state parlando di me. Io no. Dell'altro. Ma infatti anch'io non ho mai voluto farmi chiamare. Io non ho mai fatto. Non ho mai voluto farmi chiamare genio matematico. Era solo un nickname che avevo messo da Grimbo. Se da Grimbo uno mette il nome che vuole, mette uno stupidaggine, no? Io ho messo genio matematico, perché comunque la mia passione è la matematica, appunto, effettivamente mi ritengo un genio matematico, però ho messo così, giusto per mettere il mio nome. Da lì tutti sono fissati a chiamarmi genio matematico e un po' mi dà fastidio, effettivamente. No, ma aspetta, ma Grimbaud sarebbe uno streamer. Io veramente sono talmente non conosci? Ignorante che non non lo conosci Grimbaud? Non sì, so è uno streamer, parlare. È molto famoso, molto famoso, molto famoso. Ok. E su a cui sono andato a parlare italiano, a cui sono andato a parlare di questioni teologiche e scientifico-teologiche. No, confesso la mia ignoranza, a me sono ignorante in tantissimi campi, quindi figuriamoci poi a livello così di informazioni. Di queste stronzate qua di streamer, di no, streamer, figuriamoci. Un po' di tempo fa ero più informato, poi ultimamente sono molto più chiuso. Ok, fagli e vedere i miei sia, messaggi, no? chiede Boregai. Intanto volevo chiedere a Boregai che formazione ha, perché mi sembra che un po' ne sa di matematica, però ecco, ti chiede sempre cosa ci spieghi la tua dimostrazione, l'ha chiesto 3 volte. Poi vabbè, ti contesta il discorso del teorema sulla iniettività più suriettività, che nella tua accezione non darebbe biettività perché sarebbero due funzioni diverse. No, ma allora non avete capito. Io non ho detto che due funzioni iniettive da un insieme all'altro generano una biettività, lo so benissimo. Ho detto che 3 tedeschi hanno dimostrato che questa cosa è necessaria affinché 2 insiemi siano equipotenti, ok? Non ho detto che due funzioni diverse iniettive generano una funzione biettiva, non ho mai detto questo. Okay. Scusate, poi chiede anche Boregai, ti propone di metterla su, mettila su archive. Sì, mi serve un endorsement che non ho. Okay. Che non voglio neanche elemosinarlo a qualche matematico. Ma, non guarda, so se non volessi rischiare di essere bannato da archive, ti direi te lo do per matematica generale, però non lo posso fare per correttezza, perché tranquillo, non sarebbe non corretto mi interessa nei confronti nulla. Proprio della comunità. Ti dico, tranquillo. Magari un giorno lo leggerò e ti potrò dire. Lo darei, lo concederei, non lo concederei. Poi sarebbe anche, cioè nel caso per me, un onore enorme dire ho dato l'endorsement a chi ha dimostrato, però diciamo che così ti dico oggettivamente ci sta. Non ho una grande percentuale allora, di lo so. Allora, comunque non voglio solo specificare che adesso non voglio entrare nei particolari nella dimostrazione che ho dato, perché voglio aspettare che appunto sia vista da dei matematici, ok? Per una questione di prudenza mia. Io posso dire che ho usato la sola teoria degli insiemi e ho dimostrato che esistono infinite coppie di primi gemelli e cugini, cioè in generale ho dimostrato il concetto di primi gemelli, dunque ho dimostrato che esistono infiniti primi P, tale per cui P più 2 è primo e primi P, tale per cui P più 4 è primo, in maniera deduttiva, cioè né ma, per assurdo cioè, né per diciamo induzione. Quella che hai appena dato è la definizione di primi della congettura di Polignac per K uguale 1 e K uguale 2. Poi, Sì. oltre alla definizione, ho detto l'ho fatto in maniera deduttiva, ma in genere le Sì, dimostrazioni matematiche seguono usano delle tecniche specifiche. Cioè, se mi sì, lo so benissimo. Lo so benissimo, ma come hai dimostrato sì, quella cosa che ho detto affermato prima, l'ho dimostrato usando una dimostrazione per induzione in cui definisco bravo. Specificamente Io non ho proprio usato per induzione su n, cioè 4 variabili, utilizzo quella, definisco il caso iniziale, il passo induttivo e dimostro seguendo proprio la scaletta molto umile, no? Ma io invece, guarda, quando dimostro per induzione, sai cosa faccio io? Definisco un insieme
è un sottoinsieme dei naturali per cui vale questa funzione, cioè per cui vale una certa proprietà, e dimostro che è apodittico, dimostro che 0 appartiene a questo insieme, che preso un insieme, preso un elemento di questo insieme appartiene anche al suo successore, cioè appartiene a questo insieme anche al suo successore, dunque dimostro che è apodittico, dunque per il fatto che è nel più piccolo sia apodittico, dimostro così per induzione io. Ora non ho ben capito cosa vuoi dimostrare, però in No, realtà per veramente. l'infinità puoi partire da dove ti pare, perché tanto sei una semiretta e dici fisso un punto della semiretta distante quanto mi pare dall'origine, chiaramente poi alla sua destra ce ne saranno comunque infiniti. Non è che è importante partire da zero o da uno se vuoi andare a dimostrare una proprietà che dovrebbe valere Sì, poi no, per l'infinito. assolutamente, assolutamente, però per essere più preciso, no, invece, alla fine la dimostrazione per induzione parte da questo presupposto, attenzione, Sì, pure, cioè, parte dal fatto che volendo posso è un insieme chiaramente apodittico. portare tutti i primi dispari più grandi di 200 e sono Non ho infiniti, capito, non ho quindi gemelli capito. sono. Comunque qua ti chiedevano, Non ho dicevano, ah, capito. te lo dicono tre tedeschi, allora ti faccio la domanda, visto che mancano ancora 5 minuti. Ma Sì. questo paper che tu citi dei tre tedeschi, dei tre autori tedeschi, è pubblicato su un journal o è Sì, qualcosa sì, che sì, sì, presenta sì. È magari un'altra un teorema fonte? famoso fatto da tre tedeschi, tre matematici tedeschi di cui non conosco il nome. Questi commenti non sono rilevanti, sono solo provocatori nei miei confronti, è evidente. Senti Marco, ti ringrazio. Io ti lascerei perché adesso ho Sì, altre cose ma da fare. abbiamo fatto un'ora. Ok, dai, allora hai espresso niente il tuo punto di vista. L'unica cosa che cui, mi ripeto, mi dissocio sono i commenti sul professor Tao, che stimo tantissimo, e per il Ma non ho resto è. offeso Tao, non ho offeso Tao, attenzione. Io non ho messo Sì, in dubbio la sua grandezza. Ho sottolineato il fatto che, nonostante la sua grandezza, io mi ritengo ancora di più. Dunque, non ho offeso Io Tao, non lo penso naturalmente. perché certe cose vanno anche dimostrate e poi, come diceva qualcuno, time will Certo, tell sei e libero di non posso creare pensare. l'avvertenza di Manzoni nella Certo, memoria, ora certo, certo. vedremo. Esattamente come tu sei libero di non pensarlo, io sono libero di affermarlo, no? Io l'ho affermato non commettendo alcun Sì, reato, né alcune e ingiurie nei se. confronti di No, 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 figurati, non lo Tao. so, questo non sta a me. Ma il punto è, se qualcuno mi dicesse ti reputi più importante di un vincitore qualsiasi di medaglia FIS, io potrei dire la mia personale percezione, penso che se avessi avuto le condizioni giuste avrei pure potuto realizzare qualcosa di più grande. L'hai fatto? No, non ci vado neanche vicino, quindi ovviamente la risposta è manco per idea. Va Questa è bene, va bene, un'opinione che va dico bene. io, Tu poi sei non. tu, io sono io. Cioè, tu sei tu, tu rispondi per come sei tu, io rispondo per come sono io, sempre. Niente, allora, è stato un piacere, davvero, Marco Ripà, e niente, spero che magari ci potremo sentire qualche altra volta, e niente, Niente, poi ragazzi, ti saluto. seguiamo come andrà. Quindi purtroppo di claim, insomma, ce ne sono stati tanti. Poi vi metto in descrizione anche un'altra mia live in cui mi ero illuso all'epoca di fare qualcosa di importante e poi ho dimostrato, perché così funziona i problemi matematici, che in realtà non era così, era relativo sempre ai primi gemelli, perché avrei dovuto prima trovare la formula che generava i numeri primi. Mi sono praticamente scontrato con l'ipotesi di Riemann. Molte volte, ma E quindi molte volte. mi sono reso conto che non era stata fatta quella cosa che speravo di fare, perché non Però era se mi proprio posso possibile. permettere, se mi posso permettere, Marco, ti posso dire un difetto che hai. Insomma, Certo. tu hai un difetto, lo stesso difetto che ha Fedez, no? Parli molto tu e fai parlare poco il tuo ospite, no? Dovresti più far parlare il tuo ospite piuttosto che parlare sempre tu, capito? Questo è un piccolo difetto, eh. No, questo è vero, ne prendo atto e spero anche di. Me l'hanno anche scritto altri, quindi spero nei prossimi podcast di migliorare. E niente, ti Ok, faccio un in bocca al lupo. Speriamo, che voglio grazie dire, speriamo che i sogni si avverino mille. Speriamo che la verità venga a galla, ecco. e poi vedremo. Sì, Ecco. la matematica è bello perché è democratica. Se una cosa è Perché è giusta, vera, perché è è vera, difficile ecco. dimostrare che sia sbagliata, se è pubblicata. Il mio consiglio è Esatto. sempre quello di prima o poi renderlo disponibile prendendoti un DOI, facendoti assegnare un DOI in maniera tale che rimane là per la comunità dei matematici e è incontrovertibile che l'hai caricato e pubblicato in quella forma quel giorno. Basta Figshare, basta Zenodo. Ora magari lo puoi anche riscrivere in maniera diversa, così rimane l'ebook con un certo valore anche didascalico e poi la Esatto, più che dimostrazione altro anche di. per quello che l'ho pubblicato lì, per avere un valore didascalico, per dire guarda, io quel giorno, quell'ora l'ho pubblicato io, lì. Perché comunque Amazon ti dà questa cosa qua, ti dà questa garanzia, insomma. Ok, qui mi chiedo di rimanere, ma non posso. È un'ora di live Ok. esatta, quindi proprio i tempi perfetti. Vi saluto tutti. Perfetti, Abbiamo superato i 40 perfetti, spettatori. Spero che nei perfetti. commenti, Ottimo. finita la live, mi farete sapere cosa ne pensate. Se qualcuno ha Ottimo, comprato, ottimo. questo non è assolutamente un video sponsorizzato, ci tengo a Sì, precisarlo. certo. Non guadagno assolutamente nulla, però ho lasciato spiegare perché sono taggato in una storia. E se qualcuno poi ha delle informazioni e vuole commentare nel merito, appunto, tramite i commenti, a me farà soltanto che piacere.
Ciao a tutti, un salutone Riccardo e alla prossima. Un saluto Marco, alla prossima. Chiudi.